Le galline da là. Ma che cazzo fa? Ah, scusa, continuo a camminare. No, partirò. Calma. Maria, baciamo. Vai sempre dritto e gira la curva, fatela tutta. E la segui. Va bene, dai. Però una camminata più incuriosita. Tipo. Ok, guarda. Ok, se vuoi gli mettiamo la canzone di uomini e donne. Ce la posso fare, ce l'ho fatta sul palco, ce la farò qua. Mettici anche una leggera corsetta, leggerissima corsetta, una camminata più veloce. Ma magari se non l'avessi mai fatto. Magari la chiami. Motore. Pure che non si sente, poi glielo mettiamo dopo. Azione, ma quale chiami? Dopo stamattina di quella. Ma se c'è scritto che lei se la sente dietro. E poi? Aspetta, no, ancora non fanno ancora. Guarda gli asini della nostra sinistra. Secondi. Vai Sofia, vai. Gliel'ho detto a me. Odore. Uguale come ho fatto prima, ma invece di là. Va bene. Sempre da là e mi fermo qua. No, basta che fai un passetto qui e ti fermi. Non c'è bisogno che fai tutta quella strada. Ok. Aspetta. Ok. Ora più o meno lo so fare. Comunque che quando verremo le discussioni forse sarà buono. Schiacciare il coso. Appena Rosa arriva quasi alla curva gli dico di partire a sopra. Prendiamo. Ti costa 3 euro. A Torino non funziona carino. Federico, è l'attimo che cammino veloce. Esattamente. Devi parlare qualche tocchi che loro non hanno. Appena lei arriva più o meno dove all'altezza della telecamera parti tu. Ok. Se no gli vieni di sopra. Ma che ci fai? Mi stai seguendo? Ti ho vista e ero curiosa di sapere dove stessi andando. Non camminare e partire a parlare. Vai, prima un passo. Fai prima un passo e poi dici a scuola. Azione! Ma che ci fai? Che mi stai seguendo? Non ti ho vista. Rosa! Senti una cosa così. Non sono stata io a fare quel verso da lei. Perché Martina era una risata la mia. Che Martina ti conosce. Aspetta di Sofia. Are you ready? Are you ready? Yes. Are you ready? Fuck. Let's ready. Dove devo fare? Let's ready. Dove fare? Ogni va? Francesco? Sì, dici che deve fare, non ti ricordo. Secondo te cosa devo fare? Di nuovo le battute. Bravo. Ma sei un genio. Tutto. All'inizio, vi voglio dire a quale punto. Tutte forse. Così vicine. Già. Tranquilla. Io sì. Però allora, verso la bocca. Dai, dai. Teniamo pure queste posizioni perché poi. Curiosa di conoscere. Non sono quello che interessante. Azione. Ma che ci fai? Mi stai seguendo? Ti ho vista e non c'è bisogno che ti dico le cose. Io è da
tre anni. Devi parlare con sono cazzate con la botta, perché tu inviti però non è che organizzi. Inviti. Devi organizzare. Ma se non ci siete, non ci siete mai. Oh, ora andiamo a mangiare da me. Che cosa? Ma magari non stai attento a quello che. Adesso quanto mummoria, mummoria. Cazzo, comunque lui è Gianmarco, il nostro nuovo tirociniante. Tirio. Minchia, ha tanta attrezzatura, lo faremo. Sì. Eh? Minchia, mi hai fatto venire fa. Bello. Apri il primo cassetto là. Uomo microfono. Gianmarco si chiama. Non lo mollo il microfono. Gianmi. Appoggialo. No, dai, la ruba. Non sai fare due cose contemporaneamente. Sei un maschio. Vendi ciò che vuoi. A me passami un pacco di biscotti. Tanto ho finito di parlare, quindi ora posso mangiare. L'hai fatta la registrazione? Non c'è bisogno di sbagliare la presenza. No. Perché devo andare quello che sta registrare. Ciao ragazzi, stiamo partendo per fare le riprese di fuori dalla finestra, se siamo tutti carichi di attrezzatura. Fricati in melo, chiudi questa cazzo di porta. Non trovo i gai, per questo te l'ho chiesto a te se ce l'hai a portare in mano, perché io non ce le ho a portare di mano. Adesso inizieremo a preparare in questo modo, così forse ci esce qualcosa di divertente per questa giornata intelligente come Maria che ride. Con le sono io, sono tutto quanto pieno di attrezzature, zaini e roba varia. Mi sono dimenticato di chiudere la ceniera, c'è pure la mascherina. Ormai ho chiuso, andiamo. Piedi pieda. Mi chiudete per favore lo zaino dietro. Mi chiudete per favore lo zaino dietro, che perdo tutte quante le attrezzature. Grazie. Mamma mia, che cose. Siamo rimasti qui. Io direi c'è la 2 accesa. Bravo. La macchina fotografica. Io sarei qui a dire che così. Ok, ci saranno no. Ragazzo troppo velocissimo. Io? Sì, ok. Non si vedeva proprio che si devi spaventare, sembrava che stavi facendo tipo una recita che si da prima mente. Ok. Allora. Di nuovo. Quando si vede il microfono. Pure le galline. Ma è diverso tu. No, oddio, dovevo stringere più forte la mi veniva. Dimmelo però che mi ti spingo, preparati. Che stai facendo? Ci uccideranno così, manca! Abbassalo però, puntalo per su. Sì, aspetta. Perché ridi? Che stai facendo? Ci uccideranno così! Ehi! Ok, stop. Lascia stare. Ferma. Non lo fare, per favore. Ma troppo bello. Ma voglio qualcosa e finire, dai. Partito. Azione. Che stai facendo? Ci uccideranno, che ci manca. Ma che sei? Basta. Sì, ferma, andiamo. Manca. Ehi, ferma. Qualcuno! io completamente proprio scialla, non so questa proprio. Vabbè, qualcuno. Comunque questa puntata viene meglio dell'altra. Ma dai. Motore. Azione. Almeno parlo. Ma è facile. Cari, io lo so. Meglio. Giorgio. Stai facendo il backstage? Sì. Non mi sembra. Sto registrando. Quando ti faccio delle domande. Ecco. Giorgio, tra poco ci manda a fanculo. Quando ti faccio delle domande. Non è da me. Roger. Quando ti faccio delle domande mi devi rispondere sì o no. Il fold. Come a loro sei in quel momento. Se io faccio una domanda e tu mi cominci a fare. Ok. Vabbè. Ok? Vabbè. Che accuse pesanti. Vabbè. Mi devi dire sì o no? Vabbè. Io ti dico, vuoi fare col tuo telefono il backstage?
No, è meglio col tuo, ti ho detto. Bravo, così ti voglio. Bravo. Quindi stiamo facendo questo backstage. Ti dobbiamo trovare un'altra ora. Non ti vedo come backstage. No, neanche io. Come albero. No. Come backstage proprio. Bene. No, ma non è un insulto. Magari sei per qualcosa in più. Certo. Di meglio del backstage. Quello è lei, guarda, fa a giara. Ma che ho fatto tutto quello che bisogna fare? Ma chi mi porta a fare le cose con gli animali? Un attimo. Ma dove recitare? No, devi farti un caffè. Vuoi prenderti un succo di pompelmo? No, non so che era muta, lascia. Sì, pensiamo fosse. No, questa è muta, apposta, non c'è bisogno che recita. Ok. Sì? E ci da mettere le galline questo. Fatelo uscire, sbattimi forte da lì. Vai, vai. E queste galline sono il rallentatore. La sfilata. Loro non sanno usare la libertà. Vabbè, ora metti tipo il time lapse. Eccolo, eccolo. Che fine della memoria. No. Arriva. Guarda che sei. No, lasciamo! Ecco. Che è istantaneo! Poi fatelo uscire, fatelo uscire! Silenzio! Togliti, Sofia! Ti guarda, mi che cazzo! Con la canna, buttagli la canna dentro! E infatti! Semplice. Zicagli la canna da lì e loro escono! Si ho fatto stop e un altro rec. Vai! Bella, vai! Vai, escono! Circolare! Togli la canna! Vedi che torna indietro, ma non c'è! È che c'è troppa gente fuori! Ah, si vergognano di... Stop! Qua scrivi che c'è le galline. No, le faccio io le galline. Da là. Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Porca trota. Ma che fai? 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 Butto, il problema. Sì. Ora che fa rientrare. No. Oddio, siamo scappati. Guarda qui. Mi fanno ridere i cazzi. Qua ci facciamo già le prime domande. Federico, devo dire che portando anche un peso sulle spalle, il suo cuoricino... Tutti quanti guardavano sul cuore. Patriottismo. C'è un po' d'acqua per caso. Oh, potrebbe attaccare. Attacco. Vai su Sofia, vai su Sofia. Ah, questi piccioni hanno deciso di andare. Sono coraggiosissimi questi piccioni. Thank you.